Buongiorno e buon lunedì dal TG Flash. Problemi questa mattina all'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia, dove il pian terreno è rimasto completamente allagato a causa di un guasto ad una delle condutture dell'impianto antincendio. Ingenti i danni con l'acqua alta circa un metro e mezzo che ha interessato due classi, l'aula di informatica con i computer, la dispensa con tutto il materiale culinario e sei frigoriferi. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. La scuola rimarrà chiusa per 2 giorni. Ai nostri microfoni il preside dell'Istituto Alberghiero Guido Calvi. Sentiamo. All'Istituto Alberghiero avete trovato i locali allagati, ma cos'è successo? Allora, ancora non lo sappiamo con esattezza. Probabilmente si è rotto un tubo dell'impianto antincendio, no? Questa rottura, a quanto pare, è avvenuta almeno ieri sera, anzi ieri pomeriggio, perché una signora che abita negli appartamenti qua dietro la scuola ha sentito rumore e ha avvisato qualcuno, credo, dell'ufficio del comune. Penso l'ufficio o del demanio o comunque della parte idraulica. Però questo dipendente ha fatto il giro esterno dell'istituto, che naturalmente era chiuso perché era domenica, non è entrato e di conseguenza la perdita d'acqua è continuata tutta notte. E questa mattina c'era più di 1 metro di acqua negli scantinati. I danni li sapete già? I danni non li possiamo sapere, comunque sono sicuramente elevatissimi perché noi abbiamo in questi locali gli spogliatoi dei ragazzi. Due aule, una parte dei nostri computer che vengono utilizzati dagli insegnanti, la dispensa con un po' di materiale che serviva per le esercitazioni, ma questo è il meno, quanto invece ci sono 6 frigoriferi che erano attaccati, sono caduti perché erano mezzi vuoti, per cui probabilmente potrebbero essere da cambiare. Avete chiuso la scuola, naturalmente. Certo, oggi rimarremo chiusi anche domani perché prima di tutto dobbiamo metterla in sicurezza, quindi togliere tutta l'acqua, il che avverrà sicuramente nella giornata di oggi, ma poi bisogna tappare questo buco, quindi individuare dove il tubo è rotto per eliminare la perdita, poi vedere se l'impianto elettrico almeno in parte è funzionante, perché non funzionano le luci, non funzionano i computer, non funziona il telefono, tutto l'impianto elettrico è saltato. Si è accorto di questa perdita d'acqua? Chi Come? si è accorto di questa perdita d'acqua? Chi si è? Accorto. Ah, si è accorto il primo bidello che è arrivato questa mattina alle 7. No? Quindi sicuramente ci sono state 12 ore di perdita e certo se avessimo potuto intervenire ieri sera forse avremmo avuto un po' meno danni. Abbiamo visto tantissima acqua di sotto. Sì, almeno a occhio 1,20 m, 1,30 m di acqua sicuramente si è formato. Naturalmente, essendo seminterrato, è come se fosse una scatola chiusa e l'acqua è rimasta tutta dentro. Sul posto ci sono i vigili del fuoco con l'idrovore, insomma, state lavorando tantissimo adesso. Sì, i vigili del fuoco sono stati molto solleciti a venire, già il livello dell'acqua si è abbassata praticamente di più della metà, no? Quindi è probabile che magari per l'una, no, l'acqua sia stata tutta tolta dai locali. Il problema grave però viene dopo. Gravi disagi questa mattina per i pendolari che solitamente utilizzano il treno Intercity che parte alle 6:33 da Ventimiglia, attraversa tutta la Liguria e scende la costa tirrenica fino a Roma, dove arriva alle 14:16. Oltre 1.000 passeggeri, infatti, sono stati fatti scendere ad Andorra e trasbordati su un treno regionale per un guasto al locomotore. Tutto questo ha causato ritardi per chi utilizza la linea per recarsi a scuola o sui posti di lavoro. E numerose denunce a Ventimiglia durante i controlli effettuati dai carabinieri. Due di queste riguardano la guida in stato di ebbrezza, contestata ad un francese di 29 anni e a un tunisino di 43. Denunciato anche un romeno di 38 anni, trovato con un manganello artigianale in ferro nascosto sotto il sedile posteriore della sua auto. Un sanremese di 59 anni è stato invece denunciato per non aver segnalato lo spostamento di 3 fucili da caccia ed una carabina d'aria compressa detenute regolarmente, ed un bulgaro per non aver ottemperato ad un ordine di espulsione.
Cambiamo argomento, grande spettacolo nel weekend appena trascorso ad Andorra con l'esibizione delle frecce tricolori. Sono state infatti tantissime le persone accorse sul lungomare della cittadina rivierasca per ammirare le evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale. Vediamo. Sindaco Franco Floris, una giornata domenicale che sembra quasi di Ferragosto, invece questo settembre inoltrato che regala Andorra il cielo adatto per le frecce tricolori. C'erano tutti gli ingredienti giusti, centinaia di migliaia di persone, si parla di 200.000, un numero record. Ma guardi, io numeri non ne do perché preferisco evitare, c'era tantissima gente, un successo. Credo che, non lo so, sarà la mia impressione, ma in questi tre giorni Andorra mi sembrava ancora più bella. Tantissime persone, abbiamo lavorato, ristoranti, alberghi, hanno lavorato i paesi vicini. Abbiamo fatto uno spot che ha messo in evidenza l'alta qualità di questo paese, la regione Liguria, l'ambiente, insomma il nostro mare, le nostre spiagge. Credo che sia stata una bella operazione di marketing. Devo ringraziare naturalmente gli sponsor che hanno coperto le spese, tutti i nostri volontari, le forze dell'ordine, il generale patrono con lui ci avevamo fatto una promessa nel 2010 di riportare le frecce. Ci siamo riusciti e è stato fantastico, un successone, sono felice, le cose sono andate molto bene, nessun problema. È la chiusura di una grande stagione, Andorra ha vissuto veramente una bellissima stagione, abbiamo primeggiato in vari campi, di noi hanno parlato un po' tutti. Sono soddisfatti, i tedeschi ci hanno preso un po' esempio e questo insomma non è cosa da poco. Insomma, una cittadina legata alle frecce perché chiude la stagione Andorra, ma chiude la stagione anche la pattuglia acrobatica nazionale, proprio qui, unica tappa in Liguria, una cittadina che nonostante la crisi sa balzare all'onore delle cronache per i parcheggi gratuiti per tutti, sa regalare a cittadini e turisti una passeggiata completamente rifatta, spazi pubblici e anche di verde. Beh, insomma, senza dimenticare che non abbiamo addizionale, che non abbiamo debiti, che ci autofinanziamo al 97%. Ma io sono orgoglioso, insieme alla mia amministrazione, abbiamo lavorato assieme, devo ringraziare tutti i miei colleghi, i dipendenti, guardate, i dipendenti hanno fatto un lavoro incredibile, perché hanno fatto tutto in casa, i dirigenti, gli impiegati, i nostri vigili, no, tutti per le strade a dare indicazioni, a regalare un sorriso, dare la cartina, dare informazioni, insomma. Sono molto contento, tutti abbiamo lavorato per raggiungere un obiettivo e mi pare che ci siamo riusciti. Il generale Cesare Patrono, il direttore della manifestazione, non solo di queste frecce tricolori, ma dobbiamo dire un po' grazie a lui per tutte le frecce tricolori che abbiamo visto in Liguria, tutti gli eventi della nostra pattuglia acrobatica nel Ponente sono firmati dall'Aeroclub di Savona e quindi dal generale Patrono. Ecco, che cosa vuol dire preparare una manifestazione di questo tipo? Quanto tempo ci vuole? Quale sforzo organizzativo presuppone? E rispondo subito. Noi siamo partiti per Andorra dal 15 settembre del 2012 e man mano che abbiamo avuto soltanto la certezza in marzo che la nostra aeronautica ci concedeva, perché è una concessione gratuita da parte dell'aeronautica all'Aeroclub. E da lì siamo partiti con problemi organizzativi sia per quanto attiene la procedura per il NOTAM, cioè per liberare lo spazio aereo a nostro uso e consumo, sia per le problematiche relative al soccorso in mare, al divieto di navigazione marittima ed ogni cosa. E da lì piano poi la ricerca, in funzione del budget che il Comune ci ha messo a disposizione, abbiamo ricercato dei piloti che volessero intervenire, che quelli che abbiamo visto oggi. Praticamente è finito l'altro giorno quando è arrivato il telegramma dalla prefettura, cioè un giorno prima è arrivato il telegramma della prefettura che autorizzava la manifestazione, quindi è complessa la macchina organizzativa perché vengono coinvolti molti enti, a parte le forze dell'ordine, quelle che avevo già detto prima, l'ENAC, l'ENAV, l'assistenza al volo, l'aviazione civile, la prefettura ed ogni altro che ha capitolo su queste manifestazioni. Ecco, generale Patrono, è anche una grande responsabilità, nel senso che qui tutto deve filare come un orologio svizzero, come si suol dire, non si può lasciare veramente nulla al caso. Non v'è dubbio quello che ha detto. Le responsabilità comunque vanno in capo esclusivamente all'Aeroclub di Savona, nella persona mia personale e del Presidente, quindi qualsiasi cosa non fosse andata oggi era responsabilità nostra.
insomma, sospiro di sollievo oltre che di gioia. Non v'è dubbio di gioia, ma soprattutto perché vedo siamo stati contenti, almeno da parte nostra, di aver organizzato, no, con grazie comunque alle disponibilità del comune, una manifestazione che ha attirato, ho visto, migliaia e migliaia di persone. Il successo della manifestazione è stato testimoniato dal grande pubblico presente ad Andorra per l'occasione. Al termine dello spettacolo, infatti, le strade si sono intasate di auto, così come i ristoranti e i locali pubblici che hanno registrato il tutto esaurito. E si è conclusa ieri a Mendatica la tradizionale festa della transumanza, 3 giorni ricchi di appuntamenti alla riscoperta di antiche tradizioni legate al territorio. Sono state tantissime le persone giunte nel paese della Valle Roscia per assistere al passaggio degli animali, al corteo storico, al palio delle capre e agli altri eventi in programma, oltre che naturalmente per gustare le specialità della cucina bianca. In servizio. Sicuramente di nuovo un bilancio molto positivo di questa nostra manifestazione che rievoca la cultura e le tradizioni della pastorizia e fa conoscere e porta alla luce quello che è il nostro territorio. Il palio ha radici profonde nella tradizione. Sì, ha radici profonde nella tradizione, anche se ovviamente nella forma in cui lo vediamo oggi è stato recuperato recentemente, ma già alcuni decenni fa, a partire dalla fine degli anni 60. Anticamente il momento di ritorno dalle malghe, dagli alpeggi, era un momento di festa. Era un momento di festa perché era finita la bella stagione, era il momento dove i pastori si ritrovavano e allora, oltre alla fiera, la fiera di San Matteo, quindi lo scambio di prodotti e di bestiame, c'era anche le sfide, le scommesse su chi aveva il bestiame migliore, chi aveva e di qui c'era l'antica tradizione di sfide con gli animali. Uno degli animali più importanti in queste zone di montagna che ha popolato e sostenuto la nostra economia è sempre stata la capra, quindi mi sembra che il palio delle capre sia un ottimo tributo a questo animale umile ma così importante per le nostre montagne. Oggi c'è un po' di goliardia, gli sfidanti si facevano dei dispetti, si tiravano le balle di fieno, le galline. Sì, ma lo spirito è proprio questo, no? Arrivati in paese in un momento bello, ricco, perché la fine dell'estate, l'inizio dell'autunno è il momento in cui si avevano molti prodotti e quindi era il momento delle feste e anche forse di qualche ciucca. A vincere il palio delle capre è stata Valcona Soprana, che dopo aver superato le semifinali è riuscita a prevalere nella sfida finale contro il Lago, nonostante alcuni dispetti goliardici ricevuti dagli altri partecipanti lungo il percorso, tra il divertimento del numeroso pubblico assiepato intorno al campo sportivo. Francesca, Ludovico, Martina, Julien e soprattutto chi abbiamo qua? Paola. Che è stata la protagonista, è stata dura questa battaglia, questo palio? No, è tutto merito della capretta che è andata molto bene, è stata collaborativa. Non c'entra, vi hanno fatto anche degli scherzi? Sì, ci hanno lanciato una gallina. A lui? Sì, sta gallina è arrivata da un altro partecipante, l'abbiamo schivata per un pelo, poi ci hanno nascosto i bidoni, li hanno messi sopra il covone di grano ma non siamo riusciti a prenderli. E Julien ha preso l'altro secchio, ha avuto l'intuizione, tanto bisognava portare un secchio. E non era specificato qua. Ma nel pathos del palio, della gara, vedersi arrivare una gallina in faccia, cosa significa? Una bella emozione, è una cosa particolare che non succede tutti i giorni. Volevo cogliere l'occasione ancora per queste ultime parole per ringraziare l'APA, che col suo presidente Saguato ci hanno aiutato anche quest'anno in questa manifestazione, ci hanno sostenuto anche proprio dal punto di vista pratico per allestire e gestire questa festa, gli allevatori Nevio Balvis e i fratelli Benedetti, che con i loro greggi, con le mucche, le pecore e le capre hanno animato questa transumanza e hanno fatto rivivere appunto questa nostra tradizione. Un ringraziamento particolare lo voglio fare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, che hanno veramente dato il massimo, secondo me, in tutta questa organizzazione, dal palio delle capre e soprattutto negli stand gastronomici che hanno servito, hanno dato proprio veramente un aiuto fondamentale. Quindi grazie a loro e grazie soprattutto anche a chi è stato in cucina, che
ha lavorato 4 giorni proprio senza, instancabilmente, quindi grazie a tutti. E con questi eventi che hanno caratterizzato il weekend appena trascorso nel Ponente Ligure si chiude il nostro TG Flash. L'informazione torna questa sera. Arrivederci.